Nuovi controlli nella chiesa dei Servi, dove oggi il personale specializzato ha monitorato il tetto e i cornicioni che si affacciano lungo Corso Saffi, nella zona del piccolo parcheggio, chiusa la viabilità dopo i crolli di alcune tavele nella giornata di domenica 22 aprile lungo la facciata di via Manfredi. Informato di quanto avvenuto da alcuni residenti, dopo i crolli, il comune ha messo in sicurezza l'intera area, lasciando solamente un piccolo passaggio pedonale lungo via Manfredi per raggiungere Piazza delle Erbe. Fortunatamente, tutto il materiale caduto nella giornata di domenica è stato contenuto dall'impalcatura di sicurezza installata negli anni passati a protezione dei passanti e della viabilità. Dopo la caduta delle tavelle, l'ufficio lavori pubblici ha quindi deciso di innalzare ulteriormente la protezione, onde evitare ulteriori rischi in futuro e contenere eventuali altri crolli. In fase di definizione, invece, la situazione lungo Corso Saffi. L'anno scorso la struttura dell'edificio subì un altro cedimento. Nel gennaio 2017 caddero calcinacci lungo la parete che confina con il chiostro della biblioteca manfrediana. Anche in questo caso è stata installata un'impalcatura a protezione della zona. Il perimetro lungo Corso Saffi invece negli anni non ha mai presentato gravi problemi. Dopo i crolli di domenica scorsa si è comunque deciso di procedere con un'ispezione supplementare per decidere se recintare anche l'ultimo lato della chiesa dei Servi. I lavori di messa in sicurezza saranno affidati dal Comune attraverso una procedura straordinaria prevista in questi casi per abbreviare i tempi burocratici. Non verrà quindi indetto alcun bando, ma si procederà ad assegnazione diretta. Via Manfredi e la zona posteggio di Corso Saffi rimarranno chiuse fino al termine dei lavori. Per raggiungere Piazza delle Erbe si potrà così procedere dritto lungo Corso Saffi per poi svoltare a sinistra in via Marescalchi, trasformata per l'occasione in strada a senso unico, onde evitare problemi di circolazione visto l'aumento di traffico che si registrerà in questi giorni.